non può comprendere. A prima vista vi giudica. Ma non sanno chi giudica, sarà giudicato. È scritto nella parola di Dio. Noi non possiamo giudicare gli altri. E chi siamo noi? Chi siamo? Ma Gesù disse alla donna: la tua fede ti ha salvata. La donna mise a piangere. Salvata. Quella donna si uscì di quella casa felice e contenta. Abbiamo finito la parola di questo capitolo. Non ve lo volevo dire. Gennaro, grazie, dice buonasera, pace. Buonasera Gennaro, ti mando un bacio. Ti voglio bene. Ti saluto Rosy, amore mio, ti voglio bene. E fra poco io saluterò a tutti con una piccola preghiera. Abbiamo finito un passo di questo capitolo, Luca, capitolo 7. E più c'è stata la predicazione del fratello ministero evangelico che ci ha toccato il cuore e l'animo. Con la predicazione dell'uomo che può camminare nelle acque del mare se guarda Gesù e non guarda le onde. E non guarda il vento, e non si gira la testa a sinistra e a destra, o guarda dietro, ma dobbiamo sempre guardare dritto a Gesù. Adoro te. Adoro te, Padre. Adoro te, Gesù.
ti amo. Tu sei la mia luce, tu sei la mia grazia, tu sei la mia potenza. Abbi pietà di me. Fai che io non mi allontani mai da te, Gesù. Fammi provare quella sensazione di stare unita a te, come una calamita. Fammi provare questa sensazione meravigliosa di essere attaccato a te, come una calamita. Anche questa notte, figli miei, avete addolcito il mio cuore. E per quello che avete fatto, io vi benedico. Seguite mio figlio, non vi distaccate da lui, attaccatevi alla mia parola, non vi distaccate per nessun motivo, qualunque sia il vostro problema, abbiate fede. Perché soltanto la fede che avrete vi guiderà sul cammino della verità, quella verità che solo io posso donarvi. Non cercate altrove, nessuno vi può donare. Quello che io do a voi perché è verace, oggi se sentite la mia voce non indurite i vostri cuori,
lasciatevi andare. Non pensate domani. Cosa mangerete domani? Guardate i giri dei campi. Non filano, non mietono. Eppure crescono da soli. E diventano alti, belli, bianchi, colorati. Neanche Salomone si vestiva con abiti così belli, di quel colore bellissimo di questi giri. E io non farò di meglio per voi che mi cercherete. Se voi mi cercherete, mi troverete, perché io mi farò trovare da voi. E quando mi troverete, sarete benedetti. Da me e da mio figlio. Oh, man.
Grazie papà per tutto quello che hai fatto questa sera. Ti vogliamo pregare padre per questa notte, ungici dall'alto e benedicici. Grande sonno, che non ci siano incubi, che tutta la nostra vita navighi vicino a te, papà, vicino a tuo figlio Gesù. Una goccia del tuo cuore, mi dice. E questo desideriamo, vivere vicino a te. Smetterò mai più di gridare ancora, esisti solo.
pioggia sulla terra asciutta. A volte sembra fuoco, a volte sembra vento, Gesù dal cielo entra dentro nel popolo. Quando Dio ti tocca, alleluia, gloria a Dio. La live finisce qui. Una benedizione. Il tempo che camminai in questo mondo perduto da solo. Chiudete gli occhi, adesso che li ho aperti io, chiudeteli voi. Io vi benedico nell'amore santo di Gesù. Padre santo, Dio d'amore, nell'amore santo del tuo figliolo, veniamo a te per benedire tutto il mondo intero. Benedici, Padre, tutti i fratelli e sorelle che sono nella live ancora svegli. Benedici la sorella Immacolata di Nicco. Benedici suo marito, i suoi figli, sua cognata, i suoi nipoti. Benedici Roberto, che sempre con noi, guarisce, aiuta, lo sostiene, fai che possa far dono di quello che ascolta. Fai che possa mettere in atto ciò che sta guardando, ciò che sta vedendo, possa fare tesoro. Benedici ancora, Padre, il fratello Armando, che sta riposando sicuramente, è tardi. Benedici la sua casa, la sua famiglia. Benedici il fratello Nicola, che sta dormendo o sta lavorando. Immacolata dice grazie, amen, buonanotte. Buona notte anche a te, amore mio, ti voglio bene. Quando hai tempo mi chiami, quando sei sola, devi essere sola, 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 sola. Mi chiami e ti do altri doni. Altre capacità. Signore, benedici ancora tutte le sorelle e fratelli che mi stanno seguendo arditamente in questo TikTok, in Facebook, Telegram e in altri profili che mi stanno seguendo. Aiutala, Signore, guidali. Fai sì che possano capire ciò che tu hai lasciato dentro a tuo figlio e tutto ciò che stai facendo attraverso me, Signore, perché possano comprendere non come alcuni hanno insegnato fino adesso. Perché non ci vuole insegnamenti per parlare con Dio. Non ci vogliono documenti che si devono chiamare pastori o diaconi o profeti. Non ci vuole una carta scritta.
ci vuole solo sottomettersi. Ciao Eugenia, Dio ti benedica. Ciao Luca, Gangiulo, benedizione. Signore benedici Eugenia, benedici a Gianluca, benedici tutti quelli che stanno salendo o tutti quelli che stanno dormendo. Padre, benedici ancora tutti quelli che in questo momento mi hanno seguito nel lontano tempo del 1994 fino adesso. Ho potuto pregare per loro. Benedici il Signore che possano trovare la pace, la gioia e la misericordia tua in questo momento, Signore. Siano benedetti loro, i loro cari, tutte le loro famiglie. Benedici ancora tutti quelli che sono divorziati, che possano trovare un vero amore di nuovo e riconciliarsi e dire Abba Padre. Grazie Signore, ancora Padre, se c'è qualcuno che dimentico, Padre, alzo la mano davanti a te, stende la tua mano su ogni creatura, su ogni tua figlia, su ogni tuo figlio. Benedici il Signore con la tua mano potente, fai sì che possano fare il loro dovere di diventare tuoi figli e tue figlie. Abbi pietà di loro, comunque peccato hanno fatto, Signore, condonagli. Grazie Padre per quello che tu fai, per quello che tu dici. Fai che tutti possiamo tornare a te come un solo uomo. Grazie Padre. E ancora buon Padre Celeste, per ultimo, benedici pure me come l'ultimo aborto. Santificami Signore. Voglio essere tutto santo, ma non mi fare troppo innalzare. Mantienimi sempre piccolo, fa sì che io non mi innalzi troppo, perché voglio stare sempre vicino a te. Grazie papà, benedici ancora mia moglie, fai sì che possa amarmi, starmi vicino, condividere il tuo amore. Quanto è bello quando la vedo qui vicino a me, Signore. Mano con mano, come sono in questo momento con te. Mano nella mano. Grazie, papà. Benedici i miei figli. Benedici ancora il mio genero, mia nuora, i miei nipotini. Benedici i miei cognati, benedici i miei consuoceri. Ancora benedici, Padre, tutti i fratelli e sorelle, in carne e spirito. Grazie, Padre. E ancora, se dovrei dimenticare qualcuno, Padre, metto tutto nelle tue mani. Che nessuno possa dire il fratello Angelo mi ha dimenticato. Benedici Samantha, Ross, benedici Gattaluna, benedici tutti i fratelli che mi hanno servito, anche di un solo minuto nelle mie life e poi sono scappato mentre parlavo di Dio, di te. Perdonare, Padre, non lo fanno apposta, e che si sono allontanati
dagli tempo, Padre. Come riportare abbi pietà di noi e di dire grazie, pace, che non avevi prima, come la notte. Ti voglio pregare pure per quelli che dormono in gomma, dagli la pace di ritornare, il loro spirito di ritornare al loro corpo e risvegliarsi. Grazie papà. A volte sembra fuoco, a volte sembra vento, che tu dal cielo voglia nel mio cuore. Tutto questo te lo chiedo nel nome santo del tuo figlio Gesù, che tu l'hai benedetto e incoronato per l'eternità. Amen. Amen, cari della grazia, vi saluto a tutti. Buonanotte.